Eccoci rientrati in diretta dopo aver sentito un'interessantissima intervista a Franco Ligas. Torna a trovarci dopo un po' di tempo, è sempre colpa del sottoscritto se non lo sentiamo da un po' di tempo, il nostro Roberto Pelucchi. Ciao Roberto. Ciao, buonasera Massimo, buonasera a tutti. Allora Roberto, prima una domanda che mi porto dietro ancora dall'ultima volta, che mi ero dimenticato. Tu che bazzichi la zona di Bergamo, cominciamo dalla radio oggi, ma si è più saputo perché la Rai, Radio Rai non ha trasmesso le partite dell'Atalanta di Champions? Allora, di preciso non lo so, e anche i miei colleghi di Bergamo a cui avevo segnalato la cosa. Non è interessato tanto approfondire. Credo che sia una questione di diritti, nel senso, era già successo, mi pare, con il Napoli, che negli anni passati Radio Rai non riuscisse a trasmettere alcune partite ed erano problemi legati a delle richieste molto alte di De Laurentiis. Presumo che dietro questa cosa ci sia lo stesso tipo di problema, ossia che i diritti costano troppo e quindi la Rai abbia deciso di non trasmetterle, oppure che la stessa società abbia deciso di non vendere i diritti perché non riusciva a raccogliere le cifre che voleva, ma non ho approfondito. Ho notato questa cosa e me la sono chiesta, l'ho chiesto dai colleghi di Bergamo, sperando che loro cercassero il motivo e poi pubblicassero un pezzo, e invece ho visto che neanche loro hanno approfondito, quindi restiamo con il dubbio, ma penso che sia legato proprio a una questione di diritti. Assolutamente sì, ricordiamo un po' velocemente la storia. Quando la Rai era in possesso dei diritti della Champions League come televisione, ovviamente aveva anche priorità per la radio, ed è quell'anno in cui la Rai Radio Rai trasmise tutte le partite, comprese quelle del Napoli, con cui appunto c'era una diatriba non tanto legata alla radio, quanto al fatto che la Rai non rivendeva o rivendeva a un prezzo folle i diritti della library, cioè di tutte quelle che sono le immagini legate alla storia del Napoli, prima dell'istituzione della Lega Calcio. Ed era questo il motivo. Ci è parso strano che l'anno in cui la Rai riesce a trasmettere il Napoli in casa perde l'Atalanta, ma questa è una cosa molto particolare, anche se l'abbiamo capito tutti, perché anche martedì che c'era Atalanta, addirittura le partite fuori casa non sono state coperte, e questo è abbastanza particolare perché ricordiamo che in questo momento, non essendo la Rai in possesso dei diritti, può solo prendere un singolo accordo con le singole società. Lo ha fatto con la Juventus, lo ha fatto con l'Inter, lo ha fatto con tutte. L'unica a questo giro di valzer è stata l'Atalanta, una cosa che ci aveva un po' sorpreso. A proposito della radio, chiudo la finestra relativa alla radio facendoti anche qualche osservazione su questi mesi. Ovviamente il Covid non ha aiutato la situazione, abbiamo avuto anche sintomi e segnali di qualche positività all'interno della redazione. Sta di fatto che l'aria che tira è quella di molte radiocronache dal tubo, alcune addirittura con l'effetto DAZN o del broadcaster sotto, alcune anche soluzioni che hanno reso pazzi coloro come noi che stanno giocando al totocronista e che quindi si trovano Lopez in un'ipotetica trasferta a Monza. Ovviamente il tubo permette questo. Stagione complicata, forse addirittura più complicata questa di quella dell'anno scorso. Sì, credo che fosse inevitabile, che sia inevitabile. Purtroppo il Covid colpisce tutti e anche all'interno dei giornali, delle radio, delle televisioni, e quindi con quello bisogna fare i conti, bisogna fare i conti con le difficoltà di trasferte, con la difficoltà di spostarsi, con la difficoltà di dover magari fare tamponi su tamponi, e oltre al costo c'è anche il disagio di dover fare i tamponi in continuazione. Quindi è una cosa alla quale per il momento ci dobbiamo abituare, sperando che poi con il ritorno alla normalità di tutto il paese torni alla normalità anche il fatto di poter andare allo stadio senza grosse limitazioni, avere il pubblico, avere la possibilità di intervistare giocatori, allenatori e non doverli vedere soltanto da chi ha pagato i diritti e quindi ha l'accesso immediato ai protagonisti. Insomma, è una cosa
con cui dovremo convivere ancora, penso, per tutta questa stagione, ma la speranza è che magari dalla prossima stagione cambi qualcosa. Altre due domande di radio. A proposito sempre di questa questione, secondo te l'ipotetico ritorno a una normalità, magari almeno giornalistica, poi anche a quella di pubblico, riporterà le interviste post partita o ce le dimenticheremo? Perché adesso stiamo vivendo con delle conferenze stampa un po' raffazzonate. Allora, io spero di sì, anche se devo dire che questa situazione ha tirato l'acqua al mulino delle società che insomma fanno molta difficoltà a concedere i loro atleti, certe volte anche esagerando, però credo che si possa tornare, almeno per quanto riguarda le giornate di campionato, a una normalità anche dal punto di vista delle interviste. Anche se credo che ormai le società abbiano capito che non c'è tutta questa necessità da parte loro di rendersi disponibili, perché in ogni caso, anche quando non si rendono disponibili, giornali, televisioni, radio, in qualche modo vanno avanti anche senza la disponibilità. Certo, non si fa un grandissimo favore al pubblico pagante, però credo che ormai le società vadano sempre di più all'autoproduzione, ossia io, se fossi il presidente di una società, non avrei nessun interesse a fare in modo che le televisioni pubbliche o private, che le radio, che i siti vivessero su i miei protagonisti. Ci penserei direttamente io a produrmi il tutto e ad attrarre sulle mie piattaforme il pubblico, un po' come sta facendo il presidente della Ternana, Bandecchi, è quello dell'università, esatto, sì, dell'Unicusano, che ha una televisione, ha la radio, la televisione ha preso i diritti della sua squadra e la trasmette per i suoi tifosi, come il Como, anche il Como fa sta gioco, esatto, quindi diciamo che questa situazione, questa cosa potrebbe prendere un po' più piede nei prossimi anni e sarà un fenomeno da tenere un po' monitorato. Non credo che ci sarà più la televisione pubblica o privata, ma gli stessi giornali o gli stessi siti che possono campare più di tanto con i giocatori, allenatori, interviste, approfondimenti. Credo che le società tenderanno sempre di più ad autoprodursi ed eventualmente vendere agli altri le loro produzioni. Su questo poi ci torniamo dopo. Chiudo però l'argomento radio. Sono cambiate alcune carte in tavola nell'ultimo periodo, non ultima quella dei commentatori tecnici. Non c'è più Sergio Brio, o da quello che abbiamo capito non fa più parte della squadra. È arrivato un ottimo acquisto, che secondo me è Massimo Orlando, che già bazzica da un po' di mesi, e è tornato, vediamo per quanto, anche Beppe Dossena. Cosa ne pensi almeno lato commento tecnico? Aggiungendo però che da questo punto di vista siamo tornati un po' al passato. Qualche anno fa si impose questi talent come seconda voce, togliendo i giornalisti dal commento tecnico. Noi ci siamo conosciuti quando erano ancora a bordo campo, Bruno Gentili era ancora a bordo campo, e adesso invece vediamo un mix talent e, complice il Covid, anche molti giornalisti magari dal tubo. Allora, ho sentito Massimo Orlando, mi è piaciuto molto, e quindi dico che è un buon acquisto. In generale, ascoltando molto anche le telecronache della televisione, ovviamente per lavoro riesco a sentire un po' di tutto, ci sono delle seconde voci molto interessanti, e quindi dico che quando la seconda voce non è fastidiosa ma aiuta a rendere più piacevole la telecronaca o la radiocronaca, nulla da dire, ci sta benissimo. Ovviamente è sempre questione di qualità, sia che sia la seconda spalla una spalla tecnica, oppure
un'altra spalla giornalistica che si aggiunge al radiocronista o al telecronista principale. È soltanto questione di qualità e di bravura. Credo che poi ormai siamo abituati, la gente è abituata a avere una telecronaca col commento tecnico. Io credo che se Sky o DAZN togliessero le spalle tecniche, la gente non sarebbe più abituata, cioè sentirebbe che manca qualcosa. E quindi credo che quando poi si fanno degli esperimenti, quegli esperimenti funzionano e vanno avanti per anni, è forse logico continuare su quella strada e non tornare indietro, ecco. Di contro, e chiudo poi con la radio, abbiamo percepito qualche attrito, che secondo me i problemi di connessione, connettività, tubo stanno evidenziando. Abbiamo sentito anche una frizione scaramuzzino Bisantis qualche puntata fa, non penso che neanche per loro sia facile lavorare in queste condizioni. No, una cosa che ho sentito, allora tieni conto che per motivi di lavoro non sempre riesco ad ascoltare la radio, ma qualche volta sì, magari se sono in macchina. Ho notato degli inconvenienti tecnici che era da molti anni che non si avvertivano con così tale frequenza. Cioè io ricordo quando ero bimbo io che capitava spessissimo che le radiocronache, soprattutto quelle fatte delle coppe o della nazionale dall'estero, si interrompevano con una grande frequenza, e infatti al giornale radio c'era l'addetto a coprire eventuali buchi di collegamento e quindi continuare la radiocronaca via tubo dallo studio, quindi capitava moltissime volte di ascoltarle. Però adesso siamo nel 2021, insomma credo che dal punto di vista tecnologico certi inconvenienti tecnici non ci debbano essere più. Non so da cosa siano stati provocati, però ecco, ho notato con una certa frequenza in più rispetto al passato, e credo che possa essere legato in qualche modo anche a questo tipo di emergenza, o a comunque anche al fatto che magari si usano certe volte anche i telefonini, certe volte si usano delle linee che magari saltano con più frequenza rispetto al passato. Però avevo notato questa situazione. Sì, c'è da segnalare che tra quello che abbiamo notato nell'ultimo periodo, l'ultimo in ordine di tempo, martedì con Dario Giordo si è dimenticato di chiudere il microfono ed è stato ripreso e bacchettato dal buon Corsini. Altre situazioni, spesso però questo è figlio della situazione, l'audio di DAZN che entra nella radiocronaca, perché ovviamente chi lavora dal tubo ha questo come unica fonte, e DAZN non aiuta a riguardo in quanto non ha una produzione solo audio, solo video e con l'audio di sottofondo, o situazioni al limite. Stradotto settimana scorsa, l'ultima puntata ci faceva notare gli effetti stadio di Milano in quella partita che poi era figlia dell'attrito di cui parlavamo. L'effetto stadio arrivava prima della telecronaca, perché probabilmente l'audio arrivava e invece la radiocronaca di Scaramuzzino, essendo fatta da studio, seguiva le immagini del satellite o di DAZN, e quindi evidentemente in ritardo. Però ripeto, al momento possiamo valutarle perché problematiche degne del periodo. Quasi sicuramente non mi meraviglierei che dietro quello che diceva Roberto c'è anche il fatto che magari il tecnico, visti gli accessi contingentati, potrebbe non essere in stadio tutte le volte, e questo potrebbe essere anche un altro motivo. Vedremo quando si torna alla normalità cosa succederà. Ecco, in questo momento qua credo che possa essere perdonato un po' tutto. Tra di noi del muro riflettevamo su un aspetto. Io e te, soprattutto quando parliamo di o cerchiamo di trovare qualche pecca alla struttura, notiamo come ci fosse la difficoltà seria di coprire tutte le partite, specie per la Serie B. So che per noi è storcere tanto il naso, ma saremmo favorevoli a una copertura di tutta la Serie B nel momento in cui possiamo concedere qualche partita fatta dal tubo, o no? Allora, dipende sempre da quello che si vuole fare, dalle scelte editoriali. Io mi ricordo che quando c'era capo Marco, c'era capo Mensurati, no? Mensurati, Marte Grani.
Martegani, scusami, quando c'era capo Marco Martegani, c'è stato un periodo in cui c'erano tante partite la domenica alle 15 in contemporanea e alcune partite di Serie A meno rilevanti, capitava raramente ma è capitato, non venivano messe in diretta, cioè nella scaletta. C'erano soltanto gli aggiornamenti in caso di gol. E mi ricordo che io lavoravo in un settimanale locale di Bergamo e avevo chiamato appunto Martegani per dire come mai l'Atalanta, per esempio, era un paio di domeniche che rimaneva fuori dalla scaletta. E lui mi spiegò dicendo che per mantenere snella la trasmissione e quindi non appesantirla troppo, si era deciso di fare un massimo di collegamenti di 5-6 e le partite meno importanti non seguirle, ma dare soltanto degli aggiornamenti. Quindi quella era una spiegazione di una scelta editoriale molto chiara. Credo che in questo caso, oltre ad esserci questa esigenza di mantenere snella la trasmissione, soprattutto per quanto riguarda la Serie B, il problema sia anche del fatto degli orari sballati, di non avere insomma un nutrito gruppo di partite alla stessa ora, magari non tutte importanti, diciamo, ma anche al fatto che, come dicevamo l'altra volta, non in tutte le regioni c'è il collega della sede regionale in grado di seguire la partita. Quando noi ci eravamo sentiti e avevamo parlato di questa cosa, non c'erano stati nuovi innesti che ci sono stati negli ultimi mesi, quindi di voci molto nuove prese dalle sedi regionali. Credo che sia stata fatta questa riflessione anche a livello decisionale di chi doveva decidere e si è detto: cerchiamo le persone nelle sedi regionali e vediamo se troviamo qualcuno che è in grado di fare le radiocroniche, magari troviamo qualche talento che può entrare in più in pianta stabile, che può rivelarsi una scelta vincente. Ti dico, da ascoltatore, qualche dubbio sulla qualità di certi nuovi innesti ce l'ho, però riconduco sempre il tutto al periodo di emergenza. Ossia, non mi sento assolutamente di buttare la croce addosso a nessuno, proprio perché si lavora in uno stato d'emergenza e quindi in questo credo che già il fatto di riuscire a coprire più partite di quanto si sia fatto qualche mese fa, soprattutto partite di una certa importanza, sia già un passo avanti. E se i nuovi radiocronisti non sono ancora perfetti o non sono i migliori sulla piazza, credo che si debba in qualche modo chiudere un occhio, ci debba essere insomma un po' di benevolenza proprio per l'emergenza della situazione. In ottica futura, ecco, la speranza è che di Codignoni sparsi nelle sedi regionali della RAI se ne riescano a trovare un po' di più. Questo, ecco, la mia aspettativa. L'ultima volta che questo sito ha tentato di fare delle pagelle è finita molto male, quindi non le farò mai più. No, ma qui non è questione di fare pagelle o di dare neanche bollini di capacità o di professionalità, sì. Perché io, se mi mettessi a fare una radiocronaca, pur essendo uno che le ascolta da 40 anni, probabilmente franerei in modo pazzesco, cioè non, bisogna essere capaci, essere bravi, avere un certo talento, essere predisposti, cioè i repici non credo che nascano tutti i giorni. Sì, 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 vero. Certo è che in ottica futura io mi aspetto che al microfono ci vadano soltanto delle persone che abbiano superato certi provini e che si siano dimostrati di ottimo livello e che quindi meritino di andare al microfono, così come nell'ambito della carta stampata non sono dell'idea che tutti debbano per forza fare partita e pagelle
o avere il pezzo più importante se non sono all'altezza, questo vale anche per la televisione, vale anche per la radio, insomma, voglio dire, non credo di dire nulla di particolare e di non offendere la professionalità di nessuno. C'è chi è particolarmente bravo a fare certe cose, magari c'è chi è più bravo a fare dei servizi di cronaca o fare delle interviste, e c'è chi è più bravo a fare le radiocronache. Quindi chi è bravo a fare le radiocronache deve fare le radiocronache, chi non è all'altezza nell'emergenza lo si può anche accettare, posto che poi alla fine è sempre la RAI e chi comanda che decide chi manderà il microfono, quindi non sarà certo una nostra critica o qualche nostro dubbio a cambiare le cose, insomma. Assolutamente sì, però almeno gli va dato atto che in un periodo di grossa difficoltà si è tentato di osare o di tamponare quella che è la situazione in qualche modo, e questo noi diamo atto. Faccio due domandine, ho parlato molto di radio, le ultime due domande le lascio invece al mondo del calcio e non solo. Mi sono scommesso il prossimo stipendio sul fatto che arriviamo al 29 di marzo, data della scadenza delle offerte di Sky e DAZN, senza aver assegnato i diritti televisivi della Serie A. E quando forse la Serie A doveva compattarsi alla ricerca di un accordo, e so che contesto dolentissimo a riguardo, è letteralmente esplosa come non si vedeva da tempo in memore. Una situazione che sembra una guerra uno contro l'altro, che ha messo di mezzo anche i recuperi di campionato, anche la stessa regolarità del campionato e molto altro. Però l'impressione è che ne vedremo delle belle di qui ai prossimi mesi. Cosa ne pensi? Guarda, devo dirti che tutto quello che riguarda la politica sportiva mi appassiona molto poco, nel senso che vedo un tasso di litigiosità e di colpi bassi, uno spettacolo veramente poco piacevole da vedere, che quindi mi disinteresso anche abbastanza. Di sicuro questo tasso di litigiosità è aumentato con la crisi post-Covid. Cioè, voglio dire, è evidente che ci sono dei presidenti, se non tutti, la maggior parte, con l'acqua alla gola, e quindi ogni decisione è mirata all'interesse personale, e quindi è inevitabile che si vada su questa strada qui. Anch'io non sono sicuro che si arriverà all'assegnazione dei diritti prima della scadenza, e quindi credo anch'io che si debba andare a un nuovo bando alla fine. Però ci sono veramente troppe situazioni che e io non sono nemmeno così sicuro che quando gli stadi riapriranno, molta gente che andava tutte le domeniche allo stadio, tutte le settimane allo stadio, o che aveva l'abbonamento, abbia ancora voglia di tornare allo stadio con la stessa frequenza di prima. Credo che questo stop di un anno sia servito a molti per capire che fondamentalmente il calcio e le partite non sono tutto, c'è anche qualcos'altro, si può anche una domenica, un sabato stare a casa a fare altre cose, a seguire altri interessi. Non sono così convinto che ci sarà, se non per qualche maniaco, qualche milione di maniaci, perché ovviamente sono tanti, però non credo che dopo il Covid ci sarà la corsa a tornare agli stadi, almeno questa qua è la mia sensazione. Vedo, ho anche molti amici che non potevano fare a meno di andare allo stadio, che fondamentalmente adesso non guardano neanche sempre le partite in televisione, proprio perché hanno staccato un po' la testa da questo argomento. E quindi sono proprio curioso di vedere cosa succede, e di sicuro questo tasso di litigiosità tra le squadre, tra le società, non è che porterà più gente a seguire il calcio, forse qualcuno se ne distacca.
Ma vedremo, perché poi ci sono di mezzo anche i discorsi che abbiamo già fatto in passato, la Superlega, tutto quello. C'è anche da considerare il fatto che dietro a questa decisione, che pare comunque molto sofferta, c'è di mezzo anche il futuro di molte realtà televisive, non ultima quella di ieri. L'amministratore delegato di Sky ha parlato di un ridimensionamento, il cui valore peserà anche, ovviamente, a seconda dell'assegnazione o no dei diritti televisivi. Vedremo. Io sono convinto, l'ho già detto 2 settimane fa, che finirà l'italiana, cioè un po' la democristiana, un po' si metteranno d'accordo, però non tanto tra presidenti quanto tra broadcaster, però vedremo se avrò ragione. Tiriamo un attimo le fila della situazione calcistica e ti chiedo, innanzitutto, campionato semichiuso, domanda numero uno, quindi cosa pensi dell'esperienza in questo momento delle tre big in testa al campionato, Inter, Milan e Juve, e aggiungo anche un'altra stagione europea che rischia di, se non essere una Caporetto, quasi, vedendo che ormai Sì, sono. allora, per quanto riguarda il campionato, direi che può perderlo soltanto l'Inter a sto punto. Non mi sembra che nel Milan, nella Juve siano nelle condizioni di poter vincere lo scudetto a meno che non lo perda l'Inter, insomma, che mi sembrerebbe anche un calendario non proprio difficilissimo. Di sicuro l'Inter nel momento decisivo, dello scatto decisivo, per l'Inter è stata determinante l'assenza dalle coppe. E questo ci dimostra come le nostre squadre non siano in grado di sostenere i doppi impegni e che in ambito europeo siano ormai lontani anni luce dal livello di spagnole soprattutto, ma anche tedesche e inglesi. Riusciamo probabilmente a competere con buona parte di quelle dei francesi, ma insomma è una magra consolazione. Per quanto riguarda il campionato, non sono nemmeno così sicuro che il Milan, per esempio, possa mantenere il secondo posto, ma secondo me il Milan ha già fatto quest'anno un grosso passo in avanti. Credo che se anche non arrivasse secondo, ma arrivasse terzo o a quarto, salvando la qualificazione alla Champions, non gli si potrebbe dire molto. Credo che l'Atalanta anche quest'anno abbia la possibilità di chiudere in zona Champions e sarebbe il terzo anno di fila. Ecco, l'Atalanta è quella che più di tutte, e lo dicono un po' tutti gli esperti, è più la squadra più internazionale, quella che ha dimostrato di essere più quella dimensione, comunque di poter. È ovvio che contro il Real Madrid difficilmente la spunti. Però l'Atalanta ha tenuto aperta la qualificazione fino alla papera di Sportiello. A quel punto si è arresa. All'andata, senza l'espulsione di Freuler dopo 17 minuti, non so come sarebbe potuto andare la partita. Quindi voglio dire, l'Atalanta, anche in campionato, mi sembra la squadra in grado di piazzare una sorpresa anche quest'anno. Mentre tutte le altre, Inter a parte, e il Milan in parte per il campionato che ha fatto fino a questo momento, sono un po' altalenanti. La Roma, il Napoli, la Lazio, lo stesso, cioè, alle spalle delle sette non vedo una squadra in grado di poter arrivare, ecco, a insidiare un posto in Europa. Non lo è il Sassuolo, che contro il Torino vinceva 2-0 e ha finito per perdere 3-2, non lo è il Verona, dove Juric sta facendo comunque i miracoli. Diciamo, le sette squadre che arriveranno nei primi sette sono quelle, e mi sembra che siano quelle un po' più attrezzate rispetto a tutte le altre. Ti faccio ultimissima domanda, i nomi di tre allenatori, due in attività, uno no, e sono Antonio Conte, Gasperini e Giovanni Trapattoni che ieri compiva gli anni. I primi due sono Conte e Gasperini, secondo te l'anno prossimo li troviamo nelle medesime panchine e invece per Trapattoni, il gioco di Trapattoni avrebbe spazio nella Serie A di adesso?
Allora, per quanto riguarda Conte e Gasperini, direi di sì. Direi che non vedo adesso al momento, non penso, soprattutto se Conte vincerà lo scudetto, penso che resteranno ai loro posti. Per quanto riguarda Trapattoni, sai, allora, io sono dell'idea che ogni epoca ha i suoi protagonisti. Non mi piace mai il confronto che si cerca di fare tra giocatori di epoche diverse o allenatori di epoche diverse per stabilire chi è più bravo o meno bravo, perché i contesti sono totalmente diversi e quindi un paragone è assolutamente improponibile. Cambiano i ritmi, cambiano i modi di giocare, cambiano addirittura la costituzione fisica, la preparazione, e quindi io non so dirti se un Trapattoni oggi come oggi potrebbe andare bene. Io sono di Bergamo e quindi faccio questo esempio. 10 anni fa Stefano Colantuono riuscì, dopo lo scandalo del calcio scommesse, a salvare l'Atalanta in carrozza nonostante la penalizzazione del meno 6. L'anno dopo, con un'altra penalizzazione di 2 punti, riuscì a fare comunque un ottimo campionato. E sembrava che Stefano Colantuono fosse un allenatore che per una squadra come l'Atalanta potesse fare, se fosse un buonissimo allenatore e quindi ci potesse stare benissimo in Serie A. Ora Stefano Colantuono fatica a trovare una panchina anche in Lega Pro, e non perché Stefano Colantuono è un allenatore scarso, ma semplicemente perché c'è un ricambio generazionale, arrivano poi degli allenatori che hanno una preparazione diversa e magari hanno un appeal diverso nei confronti di chi comanda le società, e quindi un allenatore che 10 anni fa aveva comunque il suo posto, tra virgolette, garantito in Serie A, adesso probabilmente fatica a trovare una squadra in Serie B o in Lega Pro. Quindi vedi, sono passati soltanto 10 anni, non ne sono passati 20 o 30. Sì, sì. Quindi diciamo che è molto difficile mettere a paragone diverse epoche storiche. Sì, assolutamente sì. A proposito di altre epoche storiche, ti farò, se non l'hai ascoltata te la manderò, abbiamo sentito prima Franco Ligas, ex voce di Sport Mediaset, e mi ha fatto un po' di nomi sulla storia della redazione Mediaset, magari se ti interessa te la proporremo. Solo una curiosità, tra Gianni Clerici e Rino Tommasi, chi preferisci? Allora, a me piacevano moltissimo in coppia, e credo che fosse la coppia, una coppia molto assortita di commentatori. A me Rino Tommasi è sempre piaciuto moltissimo. Gianni Clerici mi piace moltissimo leggerlo, però diciamo che come coppia era molto ben assortita, e era un piacere veramente. Io che non amo, per esempio, non amo molto seguire le partite di tennis, e anche in passato non le seguivo moltissimo, però ero abbastanza attratto dalle partite di tennis commentate da Rino Tommasi e Gianni Clerici. Quello sì, sicuramente. Credo che per alcuni sport certi telecronisti, certi commentatori siano stati fondamentali proprio per attrarre il pubblico, e quindi io dico sempre che per esempio Guido Meda, secondo me, è un telecronista che, pur con qualche eccesso che magari non mi entusiasma, però contribuisce ad attirare il pubblico sul motociclismo, così come Giampiero Galeazzi, quando faceva le telecronache di canottaggio, attirava pubblico a vedere le gare di canottaggio. Ora, le gare di canottaggio, se qualcuno dicesse facciamo una telecronaca di canottaggio, ma chi la guarda oggettivamente? Soprattutto chi la fa? E credo, calcagno, esatto, cioè, voglio dire, ecco, ma no, dico,
ci sono delle voci che con la loro abilità, la loro bravura, il loro carisma e la loro preparazione sono servite ad attirare su quegli sport un buon numero di persone che magari non hanno quelle telecronache o radiocronache non le avrebbero viste. Assolutamente sì. Ti ringrazio anche per questa ultima divagazione. Do la buona serata al nostro Roberto Pelucchi, che magari all'altezza degli europei, se si giocheranno e non si sa dove, avremo poi anche l'occasione di risentire. Intanto ti auguriamo una buona serata. Buona serata a te e buona serata a tutti.